Bentornati fratelli di Tuberanze, per la prima volta ci troviamo sul mio computer per parlare di qualcosa che noi degli anni 90 aspettiamo da tempo. Pokémon Go, i Pokémon nella vita reale. Quello che vedete lì è la schermata nera di Windows Media Player perché avvierò il trailer di Pokémon Go e mano a mano che scopriremo delle scene importanti premeremo pausa e le andremo ad analizzare, arrivando così a fine video che avremo talmente tante informazioni che all'uscita non avrà più segreti. Andiamo avanti, iniziamo. Sviluppata da The Pokémon Company, Nintendo e niente po' di meno che Niantic o Niantic, una startup di Google fondata da John Hank, uno dei creatori di Google Heart. Mica uno che ha creato, non so, le Big Bubble. Immagina Pokémon in the real world, nel mondo reale. Questa è la prima importante schermata su cui dobbiamo soffermarci. Pokémon Go sarà un'app disponibile per Android e iOS. Purtroppo, per chi ha Windows Phone, si attacca al tram. Andiamo avanti. Questa è un'altra schermata importantissima, infatti in alto possiamo notare la provenienza e il nome del giocatore, quindi saremo tutti schedati, regà, ma lo siamo già adesso, quindi non fatevi problemi. Mentre alla sinistra del video possiamo notare una sagoma che è palesemente di un Pikachu con scritto Wild Pokémon, una direzione e 233 metri. Che cosa sta a significare? Dalla posizione in cui si trova in questo momento Minato a 233 metri c'è la possibilità di incontrare un Pikachu selvatico e quindi di poterlo catturare. E molti di voi sicuramente staranno già pensando, ma come cazzo la faccio? Cioè, il Pokémon non è che prende forma o compare. Esatto, perché il Pokémon sarà visibile attraverso la vostra fotocamera. Voi direzionerete la fotocamera in una parte della strada o una parte di un cespuglio e quando vedrete comparire il Pokémon indicato potrete catturarlo. Attenzione però, perché questa volta la sagoma viene mostrata, ma non sempre sarete a conoscenza del Pokémon che incontrerete. Andiamo avanti. Infatti vedete il punto interrogativo, questo che si avvia per le strade, questa signora. Attenzione perché qui fa la prima comparsa questo strano dispositivo chiamato Pokémon Go Plus. Sarà indossabile con un braccialetto o addirittura con una collanina. Lo collegheremo via Bluetooth al nostro smartphone e attraverso delle vibrazioni o dei segnali luminosi vi indicherà eventi e direzione dei Pokémon. Ovviamente, regà, è un dispositivo che verrà comprato a parte, secondo me intorno ai 30-40 euro sarà il prezzo, e attraverso il semplice pulsante che troviamo lì sopra, in mezzo alla Pokéball, potremo catturare il Pokémon. Pazzesco, lo compro sicuro. Guardate quanto è figo. Questo tizio qua ha trovato il Pikachu. Eccolo qui. Un Caterpie. Charizard, che culo. Da questa schermata possiamo facilmente intuire che ognuno di noi avrà il proprio zaino virtuale personale, dove immagazzinare Pokéball, super pozioni e miele, come in questo caso. Attenzione, perché devo darvi una brutta notizia, anzi una notizia bruttina. Sono state ufficializzate le microtransazioni per l'acquisto di Pokéball e quindi molto probabilmente anche per le pietre evolutive. Questo prende una Pokéball. Occhio, perché qui possiamo ufficializzare la presenza delle Mega Ball e Ultra Ball, che ovviamente avranno un costo diverso dalla Pokéball, perché in base al livello del Pokémon selvatico che incontrerete dovrete usare la Ball giusta. Infatti, lei prende una Pokéball, ma lui una Mega Ball, perché se vi ricordate poco fa abbiamo visto che il tizio ha incontrato un Charizard. Andiamo avanti. Lui usa una Pokéball per catturare un Pikachu di livello 10. La signora usa una Pokéball per catturare un Caterpie livello 3. Mentre il Nigga usa una Mega Ball per catturare un Charizard livello 38. Quindi è abbastanza confermata la situazione che in base al livello dovete usare la Ball giusta. Gotcha! Catturato. Go. Go catch. Grande. Occhio.
Attenzione, perché questa è una chicca di Pokémon Go. La connessione tra dispositivi per lo scambio dei Pokémon. Cioè, raga, per esempio, che ne so, facciamo un esempio. Io vado in giro per il corso di San Benedetto, ok? E trovo Vulpix, ok? Il giorno dopo vado a scuola, l'ho finita, e un mio amico ha trovato Bulbasaur. Oh, facciamo il cambio, a me piace Bulbasaur, a me mi fa schifo, io voglio Vulpix. Ci connettiamo e ce lo scambiamo. Pazzesco. Molti di voi di sicuro avranno già pensato a questa domanda. Ma se io ho Android e il mio amico ha iOS, possiamo comunque collegarci? A questo ci arriveremo tra poco, fratelli, perché vi faccio notare una cosa che non tutti hanno notato. Andiamo avanti, va. Esatto, adesso prendo un Vulpix e quello Bulbasaur. Scambio. Scambio avvenuto. Go trade. Un semplice Snorlax su un ponte e un'allenatrice che tira fuori un cazzutissimo Gyarados. Under attack. Esatto, fratelli, perché mentre voi girate tranquillamente per la vostra città, potrete attaccare ed essere attaccati da altri allenatori. Pazzesco, a me mi viene la pelle d'oca. Infatti lui sta incazzando. Chi cazzo rola ma attacca, mo' m'arrabbio. E qui infatti cadono tutte e due in acqua. Non sarà proprio così, però... Il tizio con la bici. Due fighette. Ehi! Che combattono. Occhio, perché da questa schermata, o da quella prima magari, possiamo notare che il ragazzo possiede un dispositivo iOS e sta sfidando una ragazza con un dispositivo Android. Cioè, fratelli, queste cose... Tuberanza le nota, perché lo avrò guardato questo video almeno 50 volte per poi non dire cazzate e quindi dare notizie precise. Posso dire con certezza che dispositivi iOS e dispositivi Android possono lottare tra di loro e secondo me possono anche scambiarsi Pokémon. Mamma mia, tube. Guarda che Blastoise. Tornano in mano perché lei ha vinto. Il potere della patata. Play together. Occhio. È panico. Parte un countdown. 3, 2, 1. Defeat Mewtwo. Questo è un cazzutissimo Pokémon evento. In che cosa consiste? Andiamo avanti. Avremo un limite di tempo. In questo caso 10 minuti. Che cosa dovremo fare in questi 10 minuti? Madonna, raga, hanno fatto un trailer della Madosca. Pazzesco. Questa è New York. E tutti si precipitano per partecipare a questo evento. Ognuno tira fuori il proprio Pokémon migliore per cercare di sconfiggere un Mewtwo livello 70. E ovviamente avete 10 minuti di tempo. Go! Go Unique. Guardate, ragazzi. Guardate Mewtwo, sta prendendo le mazzate. Guardate, mi viene la pelle d'oca. 58 secondi rimasti. Charizard l'ha brustolito. 13. Mewtwo è quasi morto. Tempo scaduto. Che cosa succede se entro il tempo limite riusciamo a battere il Pokémon evento? Lo catturate, cazzo! Mamma mia! La pelle d'oca! Gotta catch them all! Pokémon Go! Android? iPhone? Coming 2016. Esatto, fratelli, perché Pokémon Go sarà disponibile al download nei primi mesi del 2016. È prevista anche una closed beta in quest'inverno, inverno 2015, di cui nessuno sa nulla. A noi sinceramente non ce ne frega niente, perché l'importante è che i primi mesi del 2016 giocheremo a Pokémon Go. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre qui su Tuberanza. Ciao!